senso di questo blitz è quello di rendere visibile quello che il governo ha provato a nascondere, cioè un referendum molto importante che parla del futuro di questo paese, del suo modello di sviluppo, della tutela del nostro mare. Questa piattaforma che sta dietro di noi è qui a dimostrarlo, non solo questo modello non ha futuro, ma è un modello che non produce posti di lavoro e neanche buona economia. Noi siamo qui per dire che è importante andare a votare il 17 aprile e votare sì. Fino ad ora le royalty sulle estrazioni petrolifere hanno portato meno soldi dei danni che sono stati fatti a Gela, a Priolo, a Milazzo, dove anche le grandi raffinerie hanno devastato l'ambiente, hanno creato problemi alla salute dei cittadini e sono diventate un modello di sviluppo industriale che è diventata la tomba dell'economia di questa terra. Vergognoso, non si prende più niente da queste parti, praticamente hanno distrutto il mare completamente. Ma prima si pescava? Certo che pescavano c'era prima, più. C'era una più abbondanza di pesci, c'era più abbondanza di tutto, adesso non c'è niente completamente. Se tu vedi e vai in marineria quando scaricano i pesci, cosa prendi? Questo... Quando pescavamo qua, che passavamo davanti il gelo, non c'era la sonda, facciamo mai un altro. Ora siamo già, un dopo manca l'isca. Prima. C'è la piattaforma e stiamo morendo tutte le fabbriche. Inquinano e lavano le petroliere a mare pure. Inquinano e buttano radioattive nel mare. Bisogna tenere il controllo sul mare. La Guardia Costiera, Finanza deve controllare notte e giorno perché inquinano il nostro mare. E non si può fare neanche un bagno più, perché l'acqua è inquinata. Quello che guadagna, 20 euro, 30 euro. Prima delle trivelle guadagnava di più? Si guadagnava, qualcosa si guadagnava. Adesso non c'è più niente per nessuno. Per noi che andiamo con i tremai, per lo strascico, non c'è niente per nessuno. Non so cosa è successo, ma io penso anche loro avranno le loro colpe, perché non penso che non avranno mai un disastro che non sappiamo. Io questo non lo so, non lo dico, però... La paura più grossa, d'accordo, da quello che anche la gente avverte, noi siamo in una zona, in un canale di Sicilia, con una sismicità elevatissima. Livellare la Sicilia significa portare la Sicilia in fondo, alla distruzione della Sicilia. Lei ci va domenica a votare per il referendum? A votare certo che ci vai.